Buongiorno family, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Io già sono cucinato per me il risotto alle betue, esatto che comunque fa caldo il risotto, io me lo mangio bello freddo come fosse un'insalata. E come betue, piselli, zucchine, piselli, carote, cipolla e sedano come betue. Ho fatto cuocere le betue, ora si sta cuocendo il riso. Appena cotto lo lascio raffreddare un pochino, poi lo copro con la carta pellicola e lo metto in frigo e avrò il mio risotto per pranzo, bello freddo freddo. Oggi ci sei sole, c'è sempre diciamo quel venticello di aria fresca, ma giusto un pochino di freschetto, di frescolino, ma non tanto come ieri. Però ci sei sole, questa è la cosa bella, perché comunque sono ancora persone che vanno, che stanno tanto in vacanza, e me ne dispiacerebbe se il tempo ci rovinasse le ferie come l'ha rovinata a me. A me l'ha rovinata perché quando mio marito è entrato in ferie il tempo si è innuvolato. Partiamo già da qua. E poi perché io avevo il C. Ma il motivo principale è perché il tempo si è totalmente innuvolato. Fatto proprio capricci, però ci lanciamo. Ma chi sarà mai? Giorno! Chi sarà mai questa persona? No Stella, non mi fa niente, tranquilla, non mi fa niente, mo mamma prepara il latte a papà, non mi fa niente. Vabbè, ora preparo la colazione a mio marito, controllo se il riso è cotto e ci aggiorniamo dopo. Ah, il vlog di ieri è venuto proprio cotto, ma perché non abbiamo fatto nulla in particolare, per questo è venuto cottissimo. Un marito un po' diavolo, no, è un po' un tangelo, ha trovato in moto, ha fatto un sistema che si mantenesse il, mantieni un attimo, il treppiede, questo pezzo qua che a me mi serviva, che si deve mantenere alzato. A parte in modo che si mantiene. Perché si è sbanata la vite, questo originale. Che l'hanno fatto di plastica. Dopo un anno. Beh, quasi un annetto ce l'abbiamo. Si è sbanata. Aspettate, ma vi faccio vedere bene. Eccolo qui. Questo pochino. C'è la vitella che si è. Si è sbanato dentro. Si è consumata, diciamo. E mio marito ha trovato un sistema facendo un buchetto e mettendoci un chiodo che io posso togliere e inserire qui quanto ho bisogno, che il treppiedi, questa aste del treppiedi si mantiene tiene alzata. Quanto non mi serve alzata,
tolgo il chiodino e lo appasso. Come avete visto, oggi ci sei sole. Ieri che volevo fare la pulizia mensile della camera da letto, era nuvoloso, sembrava che voleva venire a piovere. Stamattina c'è il sole. Ora, io spero dal profondo del cuore che anche domani sia una giornata di sole, così domani mi faccio la pulizia mensile della camera da letto. Incrociamo le dita che sia anche domani una giornata di sole come è oggi, così mi pulisco la camera da letto come dico io, come faccio ogni mese una volta. Ieri non l'ho fatta perché mi sembra che ve l'ho già detto, non mi ricordo. Non l'ho fatto perché sento che devo pulire le finestrine fuori, se veniva a piovere me l'avrebbe spoccate di nuovo e avrei fatta, tra virgolette, una fatica senza niente, per cui voglio che almeno le lavo per esempio oggi e mi durano una settimana pulite, perché sono un po' non difficili ma un po' rompiscatole, diciamo così, per pulirle, che no, essendo di alluminio non sono quelle là di ferro, allora ci vuole un po' più di tempo per pulirle, anche con lo spazzolino un po' di tempo ci vuole. Mio marito è sceso, è andato a comprare il tabacco, perché se no dopo lavoro non può fumare, per cui io ci sto anche senza fumare, ma lui no, lui non ci riesce. A differenza mia, io faccio un salto proprio, diciamo, un salto bello forte, ho fatto 4 giorni senza fumare, poi non ce la facevo più e ho fumato, però mi fumo sempre quelle 5-6 sigarette al giorno. A differenza di prima che me ne fumavo 10-15, dipende, prima quando me ne fumavo, ora me ne fumo 5-6 e c'ha una bella, un bel 3-4, diciamo. E nulla, allora aspetto lui che viene e tra poco inizio a preparare il pranzo anche per lui, perché sono quasi le 11. Mi sono già sistemata i fornelli e il lavatino, come vedete tutto bello pulito e profumato. Adesso mi dedico un attimo a sistemare la tavola, perché togliere un po' di cose che ci sono. E poi dopo, logicamente, mi devo dedicare a questa sedia piena di panni da piegare, che sono panni che ho tolto ieri sera da fuori a balcone e qualcosa che ho lavato stamattina e le ho tolto ora. Per cui devo fare anche le sigarette per mio marito per domani, anche se ho fumo 5-6 sigarette, però le sigarette per lui per lavoro ce le preparo io, che sono più veloce a farle. A differenza sua, io sono molto più veloce a farle. Faccio un attimo le sigarette a lui, poi tolgo tutto da messo e inizio a piegare tutti quei panni, mamma mia che sono sulla sete, che è un po' petti panni, sono un po' petti, un buon pelo di panni da piegare, una bella secciolona piena di panni da piegare. Mi sono rimasti solo questi che devo stirare. Gli altri panni che dovevano essere soltanto piegati li ho piegati e li ho già sistemati al loro posto,
mi sono rimasti solo questi, come avete visto, perché devo stiarli. Ma sinceramente, ora che sono le 4 meno 4, non mi sembra proprio il caso di mettermi fuori e stirare, perché come vedete c'è ancora il sole, per cui non mi sembra proprio il caso adesso di mettermi là e di stirare. Aspetterò per le 7 e mezza che se ne entri il sole e stirerò anche questi altri 4 panni, diciamo, perché comunque sono 2 maglie di mio marito, 2 maglie mie, 2 pantaloni miei, 2 pantaloni di mio marito, per cui in totale sono 4-5 capi che devono essere stirati, per cui aspetto che se ne va il sole e si rinfresca leggermente l'aria, perché la sera sta iniziando a rinfrescarsi l'aria e si torna anche meglio, devo essere sincera, per cui ora mi metto un po' al computer a vedere un po' di cose, le email, un po' a controllare le altre cosette, poi faccio la mia menta time con il Rocket Macro e poi alle 7 inizierò a stirare. Ecco qui, li ho messi nella teglia con la carta da forno e con un po' d'acqua e ora li faccio cuocere. Io uso queste qua, prima che me lo chiedete, la marca Ontina filetti dorata, che li ho presi da Eurospin. Prima che me lo chiedavate, ho detto ora ci faccio vedere direttamente la convenzione quale uso io come orata. Lì stanno i panni che ho stirato, che ora li vado a mettere a posto. Ora, come vi ho detto, li vado a mettere a posto e preparo anche la cena a mio marito. L'insalata vicino, non lo so se ci faccio, diciamo, un tipo di salumi, l'affettato di salumi e formaggio. Non lo so, avete un attimo, che sinceramente non saprei proprio cosa fargli. Che lui vuole qualcosa di fresco, ma più fresco di una bella insalata con un po' di formaggio, un po' di salumi vicino, che ci può stare. Pomodorini se la mangiate ieri, per cui faccio così: insalata con l'affettato di salumi e formaggio, top. Dopo una bella passeggiata che mi sono fatta con Rosy, io vi saluto, vi mando un bacione grande, grande, grande e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!